Buonasera, qui in diretta dal Luppolo di Roletto Entropy Fest, la serata finalissima dei gruppi originali. E siamo qui con il primo gruppo che ha suonato questa sera in ordine di apparizione, i Kuma! Ciao a tutti! Buonasera! Quindi cominciamo, allora, prima domanda, allora. Avete studiato? Speriamo. Siete preparati? Non sono preparato. Sono studiato. Okay. Settembre. Andate solo a barbabietola da zucchero e... Esatto. Quello avete il 6... è un must, sei politico. Allora. Ciao anche a te. Innanzitutto in questo splendido cornice del parcheggio del Luppolo, con macchine che vanno e vengono e che sfasciano i vasi eccetera eccetera, lampioni, macchine che passano, non potremmo chiedere di meglio. Cominciamo con la primissima domanda, quindi presentatevi uno per uno, nome e strumento. Vai. Marco, voce, tastiere, flauto, di tutto. Citofono. Mane e basso. Fa, batteria e voce. Ale, chitarra e voce ogni tanto. E voce. Quando ce l'ha? Ogni tanto. Bene, allora, innanzitutto, allora, primissima domanda, cosa avete, diciamo, cose, progetti futuri, cose in cantiere, cose in uscita, cose che a breve vedremo sui nostri monitor e nelle nostre reti? A breve sui vostri monitor e sui vostri video vedrete il nostro video di Akaito che dovrebbe uscire la prossima settimana, quindi tutti caldi ai monitor, prendetevi da mangiare, mettetevi lì, fatevi sgridare da vostra madre che mangiate al computer, perché è importante questa cosa. E poi in futuro, nel futuro un po' meno prossimo, c'è in programma un EP digitale che dobbiamo iniziare a registrare, quindi cose per le vostre orecchie ce ne saranno, poi date future che dobbiamo ancora aggiornare il calendario, quindi cose in cantiere ce ne sono. Un EP per pezzi nuovi. Tanta roba. Abbiamo un altro pezzo in cantiere. Un EP. Ottimo. In lavorazione. Detto. Poi un'altra cosa viene, diciamo, essendo qua, spontaneamente dico questo: la vostra esperienza all'Entropy Fest 2017, quindi come avete cominciato, cosa vi aspettavate, cosa avete provato, come è andata, aspettative, eccetera eccetera eccetera. Io comincio, poi qualcuno continua. L'esperienza è stata positivissima. Noi abbiamo iniziato con la curiosità di vedere come sarebbe andata, perché ha attirato gruppi da ogni dove, gruppi bravissimi tra l'altro, quindi noi per primi non ci siamo mai aspettati di arrivare. Non ci aspettavamo così di superare le semifinali, le selezioni dei iniziali, dico, ma perché pensavamo che sarebbe stata molto difficile, perché i gruppi bravissimi sono arrivati, non solo dalla provincia di Torino, quindi la situazione era quella che era, invece siamo arrivati fin qua, quindi direi che abbiamo trovato accoglienza, gruppi, abbiamo avuto l'occasione di conoscerne, esperienza positivissima. Se si rifarà il prossimo anno saremo contenti tutti, poi bisogna vedere se si vince o no, perché a seconda di se si vince o no, questo pregiudica la partecipazione del prossimo anno, quindi vediamo, dico. Però comunque quest'anno è stata molto positiva. Ottimo. Abbiamo una macchina che si sta per spostare, quindi ci spostiamo leggermente anche noi. Questo è il bello della diretta, amici ascoltatori. Avremo una fonte di illuminazione in più, quindi adesso che si accende la macchina qua vicino a noi, eccolo. Lì devi stare fermo lì. L'occhio di bue. E dunque, in conclusione, diciamo, allora, prossime date. Prossima data è al 22 al Plan B di Porte per le finali del contest di Porte. Poi abbiamo molto in là a settembre le finali dell'Aritmia. A Saluzzo. Ecco, prima ancora una data a Crisolo per la festa della musica che si è organizzata per la festa patronale, quindi andremo sulle montagne. E soprattutto se volete ancora supportare la scena locale e i locali, che quelli che valgono qualcosa, il padiglione 14 che ha subito un furto, e per chi conosce un po' la scena sa che appunto ha avuto questa perdita, qua ci sarà un festival in beneficenza per il locale a cui partecipiamo, che è il 29 di questo mese. L'ex manicomio di Collegno, quindi siateci tutti, che è un bel posto. I fantasmi ci saranno, non mancate. Esatto, voi. I pazzi ci saranno. Sarà tutto quello che serve. Ottimo. Ottimo, quindi direi che dal Luppolo Entropy Fest 2017 è tutto. Ringraziamo i Kuma per la testimonianza, auguriamo grazie il a meglio voi. È il meglio di questa serata, staremo a vedere. Speriamo. Sta suonando la
l'altro gruppo. Arrivando alla finale avremo una piccola diretta alla fine alle premiazioni, quindi vediamo tutto quello che succede. Vedremo. Da Noletto è tutto, ciao a tutti da me e dai Kuma, l'operatore Andrea, grazie. Entropifest 2017. Siamo qua al Lupolo di Roletto, serata dei pezzi gruppi originali. Si sono appena esibiti e sono qui con noi gli Akira. Ciao. 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 Allora, facciamo innanzitutto una panoramica velocissima, ognuno di voi, il nome e lo strumento, giusto per, poi passiamo alla domanda numero 2. Angelo, sono Angelo, tastiere, seconda voce. Francesco, corde vocali. Roberto, basso. Enrico, belli, percussioni e tutto quello che si batte, via. Quello che si può percuotere. Stefano, chitarra. Diciamo... chiaramente lo strumento. Allora, altra domanda. Dunque, visto prima che ne avete parlato velocemente sul palco con Simona, l'origine del vostro nome e il genere che fate? L'origine del nome Simone l'ha preso in pieno, perché io ero un grande fan del manga di Katsuhiro Otomo, Akira, degli anni 80, e volevamo un nome che non fosse legato al genere, che fosse semplice da pronunciare e immediato, piacevole, quindi ci piaceva un nome breve, corto e astratto. La votazione ci è piaciuto, ci sono anche altre spiegazioni, ma non so se avete bisogno di saperle. Una è Akira Kurosawa, ovviamente, e l'altra è Asakira, che non tutti conoscono, ma varrebbe la pena. Ma varrebbe la pena. Non sapevo che fosse anche da parte. Dipende dal contesto. Dipende dal contesto. Qua dice qua, qualsiasi contesto va bene. Allora, il genere che fate, ho visto bene un Brit Rock molto con influenze anni 80, con delle basi, così com'è. Vi è venuto in mente, diciamo, il background musicale vostro? Il background musicale è super, super eterogeneo, cioè nel senso io vengo da quel mondo lì, perché sono cresciuto in quegli anni con Smith, Cure, quella gente lì, fino a scoprire anche tardi Spandau, Durandrang, e meritevoli di vendere rispetto a New York. L'altro background musicale è l'hard rock anni 70, Stag che esce fuori dalle distorsioni di chitarra, poi c'è un background musicale suo, conosco, dico io, beh, sono un grande amante degli U, quindi si può ben capire anche tutti questi giri da dove vengono fuori. Il buon Johnny Twister. Di ispirazione entwistiana. Dunque, altra cosa, l'esperienza Entropifest 2017, quindi come vi siete trovati, come sono andate tutte le varie fasi, aspettative, diciamo un po' di pareri su come si è svolto tutto l'ambaradano. Niente, voi chi parlare. Allora, da un punto di vista organizzativo assolutamente impeccabile, perché devo dire che Douglas si è sbattuto tantissimo con tutti gli organizzatori e devo dire che ha fatto al meglio possibile una manifestazione veramente molto importante, visto la pochezza della possibilità di musica, per la musica inedita, soprattutto nell'ambito piemontese, torinese, della provincia, ma in generale in tutta Italia. È stato un gran piacere ovviamente avere tre serate, perché c'è stata un'eliminatoria, una semifinale e siamo arrivati fino in finale, quindi è stata veramente una grande occasione quella di poterci esibire in questa zona. È stato molto piacevole, che dire, al Lupolo è stato estremamente accogliente, la gente mi sembra che abbia risposto molto bene, che ce ne fossero di festival così, non ce ne vorrebbero un po'. Positivo decisamente. Sì, anche perché come noi diciamo cerchiamo di un po' di spargere il verbo attraverso, un po' attraverso la web radio, un po' attraverso la pagina Pine Rock, cerchiamo un attimino di far capire che proprio la zona, che una volta era praticamente morta, c'erano solo discoteche, DJ, truzzi delle giostre, eccetera, eccetera, era una cosa orrenda, non si poteva suonare neanche se li pagavi i locali, e tutto ad un tratto, boom, cioè è esploso tutto quanto, in parte proprio grazie sia al Lupolo, che è saltato fuori così da un locale dal nulla con questo palco gigantesco molto bello, e sta l'Entropy Fest, poi sono tutti gli altri piccoli festival che ci sono in giro, i contest, i locali, quindi tanti si stanno interessando alla musica dal vivo, infatti è una bella scena, è una cosa molto positiva, sì, a prescindere dal genere, ma soprattutto la musica inedita ha bisogno di essere diffusa, anche per creare quel tessuto di educazione musicale che di fatto manca, quindi proporre delle cose alternative a quelle che i mass media tipicamente offrono, quindi andate a vedere la musica inedita, ad ascoltarla.
Esatto. È gratuita oltretutto. Assolutamente. E, allora, un'ultima domanda, cose in cantiere, cose che ascolteremo, cose che vedremo, cose che avete in preparazione? Bah, allora direi che vi faccio portavoce. Però intanto una cosa molto importante, la band in realtà è nata nel 2012 su un progetto del 2010 di Francesco e mio, e si è ampliata con il tastierista Angelo, che ci ha raggiunto un anno e mezzo fa circa, e quasi due anzi direi. Abbiamo avuto un nuovo, ci ha lasciato il batterista originario Brahma, che salutiamo nel caso dell'intervista, già l'ha sostituito Enrico, che è arrivato da pochissimo, perché sono tre mesi, l'intenzione è quella di dedicare ancora il 2017 a portare avanti questo nuovo disco che è uscito a dicembre 2016, e dal 2018 iniziare a scrivere qualcosa di nuovo che probabilmente vedrà la luce quando sarà pronto. Per cui non c'è, la fortuna non è di essere indipendenti, non essere sotto contratto, di prendersi esatto il tempo che si vuole. Vediamo se siamo ispirati, se ci vengono idee. Io tour ci sta, questo disco a me mi ha massacrato musicalmente, quindi abbiamo bisogno di suonarlo, di svuotarci la testa suonando dal vivo, per poi essere belli freschi con delle idee magari nuove, magari però il prossimo avrà delle novità, assolutamente sì, assolutamente sperimentale, anche perché c'è un nuovo batterista che non ha capito cosa vuole fare, le influenze quindi... esatto, quindi staremo a sentire prossimamente cosa ci proporranno gli Akira, intanto quando uscirà qualcosa di nuovo lo metteremo sui nostri canali, quindi automaticamente. Per intanto potete vedere, potete condividere i nuovi video. Assolutamente. I video che ci sono due video, due singoli che sono usciti in credito, sono quelli che non sono stasera. Ci sono due video su YouTube, sul nostro canale ufficiale, ci sono anche tutta la playlist dell'album, quindi potete mettere in heavy rotation, perché secondo me, non perché l'abbiamo scritto noi, ma penso che sia un disco che merita. Penso che probabilmente uno dei due singoli verrà poi estrapolato per la prossima puntata di Pina Rock del Radio Show su Pina Rock Web Radio, dove parleremo, sarà proprio martedì prossimo a partire dalle 21, uno speciale dedicato completamente all'Entropy Fest, quindi per ogni gruppo delle finali, quindi in tutto sei gruppi, tre delle cover tribute e tre dei pezzi originali, sceglieremo un pezzo, lo faremo sentire e parleremo di loro e di tutto quello che è, e nel frattempo pubblicheremo le interviste. Perfetto, grazie. Quindi vi ringrazio, auguroni per tutto. Ciao. Quanto. Un saluto a tutti i radio e video ascoltatori. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Akira. Ciao. Da Pina Rock, Pina Rock Web Radio, The Rock Show, ciao. Yeah. Entropy Fest 2017 in diretta dal Luppolo di Roletto. Siamo qua a intervistare il terzo gruppo che ha suonato questa sera al finalissima, fississimissimissima dei pezzi originali. Abbiamo con noi i Rhinon. Dunque, facciamo una panoramica velocissimissimissima su questo gruppo. Nome e strumento. Luca, chitarra. Eric, voce. Doris, chitarra. Paolo Basso. Ruben, batteria. Paolo Basso è un po'... Paolo Basso è il più alto, vabbè. Quindi, allora, Entropy Fest 2017, Ride On, voi fate una sorta di hard rock influenzato da altre varie contaminazioni, oppure proprio hard rock punk? No, indefinibile, speriamo, è hard rock di base, ma poi come diciamo sempre c'è un interagire di tutti i nostri gusti, i nostri sapori, i nostri trascorsi musicali, per cui converge poi tutto nel progetto e da lì esce quello che esce, che un hard rock è la nostra match. Musica, esatto, hard rock un nuovo genere. Rhydon, esatto, nuovo genere. Altre cose, progetti, cose che state costruendo, cose già uscite, un po' di storia di voi, diciamo, quello sì che avete fatto, quello che state facendo. Volentieri. Parlo io, va bene? Vai, Eric. Ci siamo formati qualche anno fa, ne è ormai lontano, 2011, yeah, circa 6 anni fa. Yeah. Vari avvicendamenti all'interno della band per quanto riguarda i componenti, dopodiché abbiamo trovato questa formazione fissa. Abbiamo registrato un paio d'anni fa il primo disco che si intitola Life. Appena uscito abbiamo fatto un tour promozionale che è andato molto bene, un buon riscontro da parte del pubblico, non soltanto in Piemonte, Lombardia, siamo scesi anche, abbiamo parcato anche il confine una volta, Liguria. È stato tutto molto divertente.
divertente, abbiamo continuato a portare avanti la nostra passione. Adesso abbiamo tantissimo materiale che abbiamo scritto mentre eravamo in viaggio, mentre eravamo per i fatti nostri. E come al solito portiamo tutto in sala, mettiamo nel mixer e da lì lavoriamo finché non tiriamo fuori qualcosa che ci soddisfi a pieno. Abbiamo una buona quantità di materiale e adesso stiamo iniziando la registrazione del secondo disco. Bene, quindi lo aspettiamo anche quello, ovviamente. Yeah, certo. E probabilmente appunto dal vostro primo lavoro estrapoleremo, penso, una traccia che andrà a far parte poi dello speciale Entropy Fest di Spinner Web Radio martedì prossimo. Okay. Dalle 9 in poi faremo questo piccolo speciale. Fino. Avremo anche come ospite Mattia Cosapona dalla Black Swan, parleremo un pochino di tutto quello che è successo. Grande, quindi grande, faremo grande. Ascoltare un pezzo per ogni finalista, quindi 6 pezzi in tutto. Parleremo un po' di tutto, parleremo anche di voi, quindi andiamo a strapolare un po' di cose, un po' di cose così, quindi anche se poi parteciperete anche alla diretta, scrivete qualcosa, sì. Assolutamente sì. Ci fa piacere. Altra cosa, ultima domanda, impressioni, come vi siete trovati, il cammino all'Entropy Fest, com'è andata, aspettative, tutto qua. Spettacolo, organizzazione meravigliosa, Douglas fantastico, Lupo Rosso Luna fantastico, il proprietario, le ragazze, che dire, ci siamo trovati bene, come a casa. Sono purtroppo poche le realtà di queste. Sì, poche manifestazioni, ne andrebbero fatte di più perché è stato un bel collante anche con ragazzi che non conoscevamo. Insomma, la classica cosa è che la musica unisce, vero? Sì, sì, sì. Assolutamente. Sì, sì, che ben vengano. Che è una cosa, come dicevo appunto anche con i ragazzi un po' prima, che fortunatamente stiamo notando che nel Pinerolese si sta muovendo qualcosa. Si esplode stranamente, perché appunto dice voi, tanti anni fa non si poteva suonare neanche più sbaglio. Ed era solo discoteche, serate discoteche, sì, una volta tamarri, spazi, sì, era una cosa orrenda. Adesso invece pare che si è invertito tutto quanto. Rock and roll. Pinerolo è diventata così. Diciamo che Pinerolo, capitale del rock 2017 in Piemonte. Nashville ce la possono sucare. Assolutamente. Se mi faccio protetta. Ah sì, però bambini e bambine, ma anche a voi mammine, ciao a tutte. Ok, un ringraziamento ancora a Raidon, grazie a tutti. Grazie. Raidon! Right Man On, il nostro sito per restare in nostra compagnia anche alla fine. Mettete del un bel like. E via. Piacizzateli. Un saluto a tutti, Pine Rock, Pine Rock Radio, The Rock Show. Alla prossima. Gianni! Tu puoi parlare quando vuoi. Quando voglio? Perfetto, ci siamo. Una foto. Allora, Entropy Fest 2017, il lupolo di Roletto, qui per Pino Roll Web Radio, Pino Rock The Radio Show, siamo con il featuring SRLA! Che come vedete, appena freschi, molto freschi. Vincitori del Entropy Fest categoria gruppi originali, molto giovanili. Allora, primissima domanda, perché vi chiamate così? Prego. Allora, noi ci chiamiamo così perché in realtà... Oddio, dove è? No! Aspetta! È una... Nel frattempo, cominciate a introdurre quello allora, che allora, praticamente, il nostro tastierista è andato un secondo a prendere il leader del nostro... Perché noi in verità non siamo un trio, siamo un quartetto. Ah, un quattrio? Un quattrio. Il nostro leader si chiama SRLA. È un che però è laggiù, manichino, sta arrivando, sì, perché è nel camerino con le gruppi. Arriva. È il nostro leader indiscusso. Scrive tutti i brani, fa tutte le cose, sera, eccetera. Sera. E si chiama SRLA. Noi siamo i featuring SRLA, cioè quelli che suonano con lui. Quindi ecco, questo è il nome. Ora è tutto più chiaro. Assolutamente sì. Però assolutamente. C'è anche chi preferisce in realtà chiamarci featuring passerella. Questo passerella. Per la nostra passione. Per la passerella. È vero. Siamo molto aggiornati in termini di moda e e di bello, eventi bello, mondani. Ottimo. Allora, altra domandina veloce al bucio, così. Al bucio? Allora, al bucio. Abbiamo notato delle influenze veramente allucinanti in quello che voi suonate, cioè delle cose veramente, veramente molto, molto tecniche e molto, molto progressive, eccetera, tutto quanto. Quindi le vostre principali, diciamo, le fonti di ispirazione, principali. Paolo e Chiara, che sono molto progressive. Sono le più progressive. Voi le state sottostimando, cioè in questa tua domanda, in questa tua risata. Ah sì? Il fatto che tu pensi che loro siano... Pop. Invece, se le ascoltate con attenzione, Paolo e Chiara sono estremamente progressive. Sono estremamente soprattutto progressive. Quando non suonano. È che...
ci farò più attenzione, sì, sono sicuro che vamos a bailar, ad esempio. Vamos a bailar, raga, cioè, potrebbe... dispari da paura. Da paura. Potrebbe tenere testa ai Dream Theater dei tempi. Esatto. Ma Paolo e Chiara fondarono i Dream Theater. No, a parte tutto nacque dalla colonna sonora di Virtua Tennis. È vero. Che è un che videogioco. Vi invito ad ascoltare, anche se in realtà forse ce l'ho solo io. Su YouTube qualcosa trova. Virtua Tennis 1. Virtua Tennis addirittura. È un gioco di tennis. Ha delle colonne sonore da paura. Io sono appassionato anche di retro gaming, quindi bene o male da paura. Di cosa state parlando vagamente. Fidati che è da paura. Quindi sì, approfondisci l'argomento. Approfondiremo, quindi è nato tutto da un videogioco. Lì. E poi mettici Paolo e Chiara dentro, E beh, poi viene da sé, cioè un videogioco più Paolo e Chiara. Esatto. E lui ovviamente che ha messo insieme tutto. E lui che ha fatto, cioè, ha ascoltato lui mentre Paolo e Chiara mentre giocava. Lui mentre giocava ascoltava Paolo e Chiara, vi ha chiamato, ha detto questa idea e via. Non abbiamo già sentito tutti, ci ha propinato l'album proprio. Voi siete turnisti, quindi. Bravo. Sì, però per adesso siamo ancora da un po' di anni che non si cambia, però vabbè. Siamo sempre sotto lo stesso turno, non si sa ci mai, paga ragazzi. Poco, quindi è difficile che qualcuno. Altra cosa, abbiamo uno special guest. Nella mia mano 100 euro! 100 euro! Adesso li fa sparire, ci vediamo prossimamente. Abbiamo un impegno. In realtà, nego tutto. Questo è il premio per la miglior canzone originale offerta. Quella è già non metterli qua dentro perché c'è la. Ce n'è una vuota. Non si sciolgono. Quella è vuota, no, c'è il sorbetto. Questo è vuoto. Congratulazioni. Yeah. Scusate, grazie. Per prima, no, sul palco c'è stato un po' di disguido, eccetera, eccetera. Congratulazioni. Non grazie. Mi pagate il viaggio, no? Almeno. Oi ben. Ecco, ne approfittiamo, della presenza diciamo del patron dell'Entropy Fest, mentre loro parlano amabilmente. Vediamo un attimo quelli un pochino più presenti. Io ci sono. Ad esempio lui, c'è anche lui, ok, quindi lasciamo loro. Allora, impressioni sull'Entropy Fest, come vi siete trovati, come è stato? L'Entropy Fest è gestito da un matto, che è lui. È un matto da legare. Ha fatto un album con una canzone sugli alieni, che è una cosa bellissima. Bellissima, veramente bellissima. E io non so come l'abbiamo montato questa cosa, non ho idea di come sia arrivato al luppolo, non so niente, però ci siamo molto divertiti, questa è la cosa. E poi abbiamo fatto un sacco di chilometri, perché noi veniamo da Bologna, però sono stati chilometri molto belli, su qualche paesaggio bello, e poi si arriva qui, cioè guarda, il luppolo, è una figata. Poi ha vinto delle coppine carinissime, e quindi guarda, miglior batterista, ci terrei a farlo vedere, perché io sono la batteria, e miglior battipento. È pagato? Bravo, esatto. Ho pagato per avere questa cosa. Miglior battipento è pagato. Quindi, con questa delirante e geniale intervista ai featuring estera, la passerella morta dell'altro, tutto quello che è, eccetera, eccetera. Ma adesso c'è la seconda parte. Serve per chiudere l'intervista. Sì? Adesso ti facciamo noi delle domande. Ottimo, ci sto. Non è che tu puoi arrivare qua, faccio delle domande a te. La prima domanda è: dov'è il Monviso? Il Monviso è in edicola. Sulla spiaggia. Grande! Grandissimo. Lo sapevo. Oltre che essere là, ce l'hai. Essere là in edicola, giustamente. Poi hai un'altra domanda da fargli. No, senti che ti sei preso. La indovino con uno. Aspetta, ce l'ho. La indovino con uno. Vai. Rimarremo. Ripeto. Hai una domanda per lui. No, ma ripeto quello che ho detto al fantastico chitarrista. Io sono ancora nella cabina. Passerella. Solo qui a Pinerolo, perché passerella, se non sei capito. Cosa ti stavo dicendo? Che non cercasse si mai. Si pensava ad aggiungere un cantante, eccetera, eccetera. Ma secondo me, visto che il cantante sulla spiaggia almeno non tromba mai, meglio strumentali. Vero. Così si tromba. Così si tromba. Regolo d'oro. È importante. E con questa vi saluto. Buona serata. Io torno in cabina. Dai, devi fare una domanda. Fai una domanda. Sta aspettando una domanda da 5 minuti. Ma ti sei accorto che sono un ometto? È quella la domanda? No. Era la risposta giusta. Dagli i soldi. Oh, perfetto. Comunque, mentre tu gli volevi dare i soldi. Sono sponsor questi, sponsor. Dando un 5 tu. Bene, dopo questa delirante, assolutamente pazza intervista con i featuring che sarà là, salutiamo da Pinerol Kid Radio Show per Pinerol Web Radio. Ciao a tutti. Roletto. Ma la radio si chiama Pinerol. Ma non capisci niente. Da Pinerol. Ma vuoi che non sappia? Allontanatelo. Buona serata.
Ciao.